Io ringrazio moltissimo Claudia Conforti per questa presentazione quasi imbarazzante e poi ringrazio ovviamente Maria Grazia D'Amelio e Anna Malone per l'invito. Mi sono presa una licenza poetica perché oggi si parla di rapporto di arte tra arte e architettura per ricordare. E tra le licenze poetiche che mi sono presa, perché tra sacrario e monumento c'è una differenza, i sacrari sono quelli che abbiamo visto ieri, sono architetture anche pesanti, anche grandi, anche molto serie, in cui l'architettura e l'arte è totalmente ancella e asservita all'architettura, mentre invece nel monumento il rapporto viene cambiato e mi farò vedere che ci sono anche ulteriori salti logici a un certo momento nel periodo che abbiamo preso in esame. Questo bozzetto, che ovviamente riconoscete, che è di Mirko Basaldella per la cancellata più famosa, che è quella esterna delle Fosse Ardeatine, vuole all'intento non di parlare delle Fosse Ardeatine, perché ne parlerà Claudia Conforti in una maniera diversa e pari alla sua conoscenza, alla sua bravura, ma per chiudere in qualche modo un cerchio. Ieri si è parlato molto di massa e individuo, si è parlato di massa nel bellissimo intervento di Francesco Dalcò e di individui con lo scienziato, che ha individuato nella massa, nel groviglio di morti fatti saltare in aria nella cava delle Fosse Ardeatine, ha individuato invece, ha riconosciuto, individuato precisamente il DNA. Diciamo che Mirko invece ha recepito questo senso della massa, del groviglio, della disperazione, con un linguaggio che, siamo negli anni 50, ci sono state molte polemiche, è un linguaggio contemporaneo. Ecco, qui gli occhi, volevo far vedere gli occhi, quando appunto nel groviglio di questa massa Mirko, che probabilmente sta guardando il surrealismo, individua questi occhi. Mi fanno anche pensare alle facce di Libeskind nel museo dedicato all'Olocausto, queste facce che uno preme, dove ci sono questi occhi. E quindi l'individuo recuperato alla massa. Questi sono i due disegni preparatori, molto meno interessanti delle altre due cancellate. Ecco, perché parlare di artisti degli anni 50? Perché ieri Moschini parlava di questa puntiforme evoluzione e disposizione dei monumenti dopo la Prima Guerra Mondiale. Ecco, c'è un ribaltamento dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè il monumento diventa antiretorico, volutamente antiretorico. Questo è Leoncillo Leonardi, che aveva partecipato nel 1943 già alla mostra, nel 1944, alla mostra dell'arte contro la barbarie a Roma con la partigiana romana uccisa. E questo è il rapporto, ma qui c'è Renata Codello, quindi conosce benissimo queste cose, di questa sua statua neocubista in un linguaggio astratto del dopoguerra, quindi volutamente antiretorico, con Carlo Scarpa che lo interpreta, sapete tutti chi è Carlo Scarpa e cosa facesse per la Biennale di Venezia, come lo vuole mettere in scena nei giardini della Biennale. Questi sono i vari, una mensola, una colonna, una mensola, un mensolone che diventa una mensola meccanica, dicono una sorta di origami fatta di cemento calcestruzzo armato, è un prodotto che sembra industriale rispetto alla concitazione della scultura di Leoncillo, che poi viene, questa è quella rimasta perché ha una storia molto strana, viene scelta da Argan, viene scelta da Zevi, che amava moltissimo Leoncillo, lo fa partecipare per esempio nel 67, lo piazza in discesa sul tetto del padiglione di Passarelli di Monreal, cioè i partigiani insorgono, dicono questo è il colletto rosso, il fazzoletto rosso, i partigiani erano anche bianchi, quindi Leoncillo cambia questa sua scultura che però viene distrutta nel 61, ma già diventa una sorta di
ancora l'individuo e la massa, ci sono altri monumenti sacrari di Loncillo in questa epoca, negli anni 50, e lui dice una cosa interessante, che per esempio lo dice a proposito di questo, che è il monumento ai caduti di Albissola: avevo pensato al bassorilievo dei caduti come un quadro vivente, ogni corpo con la sua posa diversa, composta con le altre. A poco i fondi mi vennero avanti, i morti mi affondarono tra i detriti, le oscurità, le fratture del terreno. Mi spiegai allora questo fatto come un approfondimento della visione. Infatti, nelle tante fotografie che abbiamo visto della guerra, i morti si stagliano con precisione, ma si confondono con la terra e le cose circostanti divengono fango, stracci e se stessi. Che è una cosa che va, mi sembra che sia, sottolinei quello che diceva ieri Dalcò a proposito di Verdun, a proposito dei morti che si compongono in massa e che noi disperatamente tentiamo di individuare. Al posto della scultura di Loncillo, Carlo Scarpa poi viene scelta, perché la scultura di Loncillo, un romano di adozione, un umbro, non era mai piaciuta a Venezia, e viene scelta invece tra i veneti uno scultore che si chiama Augusto Mürer. Qui vedete la collocazione che Scarpa gli dà in questa scogliera, anche questa meccanica, una scogliera di blocchi, non massacrati dall'acqua, ma che si identificano, sono precisi l'uno dopo l'altro, e piazza in qualche modo qui a destra, qui al centro, la figura della partigiana, che poi si confonde, questa è una foto voluta da Mürer nel suo catalogo, quindi si confonde con la laguna. Però cominciamo invece con i veri e propri sacrari e monumenti relativi alla Prima Guerra Mondiale. Questo è un Martini del 1925, quindi epoca di valori plastici, legato all'iconografia tradizionale, molto semplice nella costruzione, diciamo elementare, nella costruzione non ha niente di architettonico, sono figure simboliche, altre prove darà molto più importanti. E poi dei veri e propri sacrari che più o meno tutti conoscono, ma che hanno un'importanza enorme per il rapporto fra l'arte e l'architettura. Naturalmente si parla di Piacentini. Piacentini si organizza subito dopo la guerra. Già nel 23 partecipa al concorso per l'Arco Trionfale di Genova, l'Arco della Vittoria che vedremo. Questo è l'Arco di Bolzano, che però viene subito dopo. È un momento di grande espansione di Piacentini, del 28 per esempio, è un altro ulteriore sacrario che vedremo. I rapporti... Piacentini firma con Dazzi, chiede, il motto è beatissimi voi, quindi Piacentini e Dazzi insieme, questa è la vittoria. Dazzi è uno scultore che vive fino al 1966, i romani lo conoscono perché ha realizzato l'obelisco al centro della piazza Marconi, ex piazza imperiale dell'Eur, subito dopo la guerra. Vive fino al 66, cioè ha una carriera che si estende dall'epoca liberty, diciamo, di questa vittoria fino al dopoguerra avanzato. Questa è la pietra dedicatoria e questi sono gli studi. Tra l'Arco di Genova e l'Arco di Bolzano c'è una differenza enorme sul piano linguistico. Le colonne dell'Arco di Bolzano sono degli enormi fasci littori, questa è la semplificazione, la modernizzazione dell'Arco Trionfale, questa è la sezione trasversale, si vedono le erme degli eroi, che invece sono di altri scultori importanti. Libero Andreotti, che muore nel 1933, uno scultore fiorentino, fa questo altare, alta 4 metri, quindi pesante, imponente. Questa è la foto dello studio, ecco, a proposito dei bozzetti,
che è un terzo, ma la cosa più importante dell'interno dell'arco di Bolzano sono le erme degli eroi, quindi Cesare Battisti. Mussolini voleva, non voleva l'arco alla vittoria, voleva un monumento a Cesare Battisti, perché nello stesso luogo c'era un progetto per un altro tempio dedicato ai tedeschi. Quindi l'affermazione, siamo a Bolzano, siamo ai confini, le insegne dedicatorie sono proprio, ribadiscono questo tema, quindi voleva Cesare Battisti, poi diventa l'arco della vittoria. Cesare Battisti è questo al centro, Fabio Filsi, Damiano Chiesa. Tutti conoscete Wildt, suppongo, Wildt dei rapporti col Novecento strettissimi, la tomba di Margherita Sarfatti riporta un profilo della vittoria di Wildt che era della collezione di Margherita Sarfatti. C'è un bellissimo suo ritratto, c'è un uso totalmente magistrale e del marmo che diventa traslucido, che diventa particolare, è una figura totalmente a parte, non è un decoratore, è un grandissimo scultore del Novecento. Ecco, questo è l'arco concepito prima e finito nel 31, che è l'arco della vittoria a Genova. C'è qui una foto della inaugurazione, quindi siamo proprio nella valle, in una grande piazza. Tutti gli archi di Piacentini hanno una valenza urbanistica, per esempio l'arco della vittoria di Bolzano sarà inserito nel piano del 34 che lui propone, quindi anche qui c'è un sistema di piazze, voi lo conoscete, è proprio un arco trionfale alla lettera. L'unica cosa divertente che ho trovato è questo bassorilievo di Dazzi e di Piacentini che si scambiano l'arco della vittoria, non so se Piacentini lo stia dando a Dazzi o viceversa. Ecco, è molto più esemplato su canoni classici, molto più pesante. Sono rappresentate in questo doppio registro di decorazione tutte le categorie che hanno partecipato alla Prima Guerra Mondiale, gli alpini, i marinai, i barellieri, tutti quanti. Questi sono di Dazzi, le fame invece sono anche di Giovanni Prini. Dazzi e Prini sono alcuni degli artisti, mi dispiace che ci sia questa cadenza in Nini, ma comunque degli artisti che utilizza Piacentini nelle varie, questo è sempre Prini, nelle varie. Ecco, poi noi abbiamo il sacrario più importante a Roma, che è questo famedio della vittoria, che è la casa dei mutilati di guerra, perché anche questa è la pianta naturalmente della prima versione. Se voi vedete dall'alto è chiaro, questo sta al Palazzo di Giustizia e il disegno del bastione di Castel Sant'Angelo, quindi riecheggia molto il contesto. Questa è la prima versione, poi ci sarà un raddoppio del 1936, questa è la pianta del 1938. Carlo Delcroix è il presidente del grande invalido, cieco e senza braccia, è il presidente della Casa Madre dei Mutilati. Altre figure di Wildt rappresentano i grandi mutilati. Ritroviamo Dazzi, questa volta con una bellissima scultura di San Sebastiano, considerato anche questo un mutilato, all'interno del salone. E c'è una grande sala ricoperta da Piacentini con una tecnica, diciamo, all'avanguardia, con una luce traslucida alla bastrina, le porte di Prini. Prini in quello stesso momento si occuperà anche delle porte del Ministero dell'Industria, quindi è una, oltre che delle erme qua, delle erme che si vedono, delle teste. Bene, qui, delle teste di soldato, questa è la copertura, che è la cosa più interessante di quest'aula, più che la decorazione. Poi c'è un parlamentino a Tarsie, come appunto nella tradizione italiana, dove ci sono degli aeretti tedeschi che vengono abbattuti. Ecco, diciamo che nel 1937 tutto cambia, tutto si rivolta e il sacrario, questo famedio della vittoria della Casa Madre, avrà un suo sacrario dipinto da Mario Sironi, ritrovato questo dipinto sotto una scialbatura nel 1989 dalla Barbiellini Amidei, che insomma, fu un caso perché erano stati coperti per una serie a 50 anni. Ecco, quindi brutti, diciamo, questi due. Il re imperatore, che ha però questa figura sulla destra, che è l'impero, perché siamo nel 37, quindi l'impero è stato
e poi il duce a cavallo. Tutte e due sono stati in qualche modo rialzati anche per il punto di vista, con queste due figure bellissime della rivoluzionaria e del portatore di Labaro. Nel cortile invece c'è una vera e propria storia delle campagne vittoriose di Cipriano Efisioppo e di Antonio Sant'Agata. Quindi c'è, guardate, questo è proprio Piero della Francescari, queste sono le varie armi a cavallo con l'anno della vittoria, con tutti i luoghi delle varie battaglie e anche con un'allusione alla guerra d'Etiopia che era stata appena vinta. Ecco, diciamo che qui cambia di senso il senso della vittoria nei monumenti. Il senso della vittoria diventa la vittoria del fascismo. Ce ne sono alcune. Questa è la vittoria nel monumento di Nazario Sauro a Capodistria, che viene distrutta, fusa, ed è di Attilio Selva. Vi ricordo, per i romani, la piazza dei Quiriti, la fontana della piazza dei Quiriti. Questo è un monumento, diciamo, nella linea di tutti i monumenti al marinaio che sono stati, di tutti i concorsi che sono stati fatti in quel momento storico. E questo è il grande Martini, vedete la tecnica puntiforme per realizzare il titolivio del Palazzo del Bo a Padova. Martini non ha bisogno di presentazione. È sua il passaggio dalla vittoria alla vittoria del fascismo, cioè lui ribadisce questo concetto, lo ribadisce con le sculture, da queste sculture primitive, guardate, il Palazzo delle Poste di Savona di Narducci è qui sulla sinistra, come se si potesse impiegare così sulla sinistra, mandare lontano dalla, insomma, non vicino all'ingresso principale, ma d'angolo, forse meglio per una cosa. Ecco, la vittoria atlantica per la mostra dell'aeronautica, la usa Pagano, poi viene lasciata nel Palazzo dell'Aeronautica, ma viene usata ancora questa con tutti gli aerei che la, in qualche modo la incatenano, ma diventa il logo della partecipazione italiana a Parigi, è all'interno del padiglione di Pagano e Piacentini, quindi una vittoria importante, la vittoria con le bandiere, questo è un bozzetto di quelle che saranno poi le vittorie di Napoli, dentro la grande architettura delle poste, bellissima di Franzi, e in questo momento naturalmente non si ricorda, ma sì, appunto, quello. Quindi in un'architettura moderna, è fotografata, queste sono foto di architettura, in modo che si vedesse la modernità dell'architettura, di questi sbalzi, di questi, e questa vittoria. La vittoria che diventa primitivissimo, fortissimo, la vittoria sul leone, il leone di Giuda, che è l'Etiopia, anno XIV si chiama questa scultura. Ecco, altre vittorie, le conosciamo tutte, questa di Lucio Fontana, nel salone ex decorato della Triennale del 36, il monumento a Diaz, anche qua il passaggio Mussolini che consegna a Diaz. Questo, presente, ne ha parlato il sacrario del 32 di Valente e di Libera, e poi questo sacrario che sta a Viale Romania con questi, è un sacrario laico della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, con questi mosaici di Canevari, Angelo Canevari, che è uno dei collaboratori di Luigi Moretti, l'ultimo sacrario, il sacrario della Milizia del Foro, che si è perso, che è l'ultimo sacrario, che è un sacrario laico, dedicato appunto alla Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, che tutti conoscono dove sta Mulazzani, ma che è sempre un assoluto bel vedere. Grazie. Avete avuto la prova che non ho esagerato, il sospetto è che addirittura le immagini se le fabbrichi, Antonella, perché non le conosce solo lei. Allora, Roberto Scarpone, non sanno chi è. Il capo dell'ufficio Lavori e Demanio per il commissariato generale per le onoranze ai caduti. E siamo veramente molto contenti
e grati che sia presente un rappresentante così autorevole di questa istituzione che ha la cura quotidiana di numerosissimi sacrari sparsi per tutta l'Italia e quindi che si trova a misurarsi con una serie continua di problemi che non sono soltanto di carattere pratico, concreto, di manutenzione, ma proprio questa manutenzione in realtà assume un senso nel momento in cui queste architetture parlanti, retoriche in senso letterale, cioè nate per continuare a narrare alcune vicende che sono le premesse talvolta dolorose, sempre drammatiche, dell'unità del nostro paese, sono in qualche modo il veicolo, il vettore di questo lavoro costante di manutenzione e di funzionamento, di tenuta aperta di questi sacrari. La ringrazio anche ancora di più in quanto si è preso l'influenza a causa del caldo ieri e ciò nonostante non ha voluto mancare.